perché adesso faremo, soprattutto nella prima ora, un'ora e mezza, il metodo di Hermite per l'integrazione delle funzioni razionali, cioè che è l'ossatura del calcolo degli integrali mediante il teorema fondamentale del calcolo. Allora, integrali delle funzioni razionali. Allora, che cos'è una funzione razionale? Una funzione razionale è una funzione del tipo p di x su q di x, dove p e q sono polinomi. Allora, se p è un polinomio lo sappiamo integrare. Come integrazione sto parlando dell'integrazione indefinita, cioè della ricerca di una primitiva. Quindi se p di x è un polinomio sappiamo cosa fa. Adesso come funziona? La prima cosa è che possiamo supporre che il grado di p sia minore del grado di q. Per quale motivo? Altrimenti faccio la divisione di infini. Faccio p di x è uguale a chiamiamolo q di x per r di x, voglio chiamare questo s, non mi piace, più r di x, anzi chiamo questo s. Perché chiamo questo s? Perché così chiamo qui il quoziente, no? Quando fate la divisione di Ruffini avete dividendo uguale divisore per quoziente più resto. E fino a qua poco male. Allora, quando vado a fare p di x fratto s di x, questo è uguale a s di x più r di x fratto s di x. Quindi quando andiamo a fare l'integrale in dx, questa è l'integrale di questo più l'integrale di questo. Allora, questo lo sappiamo fare perché è un polinomio. E qui ci è rimasto, per calcolare questo integrale qui, ci è rimasto da calcolare l'integrale di r di x su s di x. Ma qual è la regola, diciamo, della divisione di Ruffini? È che il resto deve avere un grado inferiore al divisore. Se questo c'ha grado 7, questo c'ha grado 7. Chiaro? Perché fino a che altrimenti se no la divisione di Ruffini continua. Quindi possiamo sempre supporre, da questo ragionamento ne consegue che possiamo sempre supporre, facciamo un esempio. Esempio, se io voglio fare l'integrale di x alla quarta fratto 1 più x quadro in dx, questo come lo posso scrivere? Allora, io so che 1 più x quadro per 1 meno x quadro è uguale, scusate, per meno 1 più x quadro è uguale a x alla quarta meno 1. Quindi posso riscrivere che x alla quarta è uguale a x quadro più 1 per x quadro meno 1 più 1. Allora, vedete, questo è il dividendo, questo è il quoziente, questo è p di x, questo è s di x, questo è q di x e questo è il resto.
Poi è capitato che il resto sia di grado 0, però poteva anche essere di grado 1, perché il divisore era di grado 2. Quindi cosa posso scrivere? Posso scrivere che questa integrale è uguale all'integrale di, quando vado a dividere per x quadro più 1, viene x quadro meno 1 in dx più l'integrale di 1 fratto x quadro più 1 in dx. Divido per x quadro più 1, allora qua viene x alla quarta fratto x quadro più 1, che è quello di sinistra. Qua rimane x quadro meno 1, perché x quadro più 1 si semplifica, e qua viene 1 fratto x quadro più 1. Quindi lo riscrivo qua, l'integrale di x alla quarta fratto 1 più x quadro in dx, quanto fa? Fa x cubo terzi meno x più la cotangente di x, quindi più lo standard di là. L'integrale di x quadro fa x cubo terzi, l'integrale di meno 1 fa meno x, l'integrale di 1 fratto 1 più x quadro, sappiamo che è un integrale immediato fa la cotangente, e poi dobbiamo aggiungere. Okay. Se non siete convinti, fate la derivata di questo, fatevi i conti e vedete che viene. È chiaro fino a qui? Quindi questo deve essere il primo passaggio fondamentale. Quando il numeratore ha un grado inferiore al denominatore, si fa la divisione. Rimane un polinomio che si integra facilmente, più rimane un'altra funzione razionale, però dove il numeratore ha un grado inferiore al denominatore. Ok, quindi possiamo supporre questo. Adesso possiamo anche supporre, senza ledere la generalità, possiamo supporre S di X monico, no, cioè sarebbe a dire S di X, poniamo che il grado di S di X sia n. Allora questo qua invece di iniziare con una, inizia con x alla n più a con 1 x alla n meno 1 più a con 2 x alla n meno 2 più a con n meno 1 x più a con n. Monico significa che il primo coefficiente vale 1. Per quale motivo? Perché se io devo fare l'integrale di 1 fratto 3x più 5, esempio, di dx, questo non è monico, perché inizia con, invece di iniziare con x, inizia con 3x. E che si fa? Si mette in evidenza la costante e questo mi rimane diventa monico. Si mette in evidenza la costante pari ad a con 0, e quindi mettendo in evidenza, se qua c'è a con 0, si mette in evidenza, questo diventava monico, questo diventava con 1 sulla con 0, con 2 sulla con 0. E quindi, per esempio, questa integrale abbiamo già fatto, quanto fa? Fa un terzo logaritmo del valore assoluto di x più 5 terzi, costante. Dove si può applicare questa primitiva? Su tutti gli intervalli che ci pare, che però cosa non devono contenere? Posso applicarla sull'intervallo meno 3, 3? Perché passa per? No,
per meno 5 terzi, cioè non puoi applicarle in intervalli che siano a cavallo, che contengono degli z del denominatore. È chiaro? Qualunque funzione razionale, appena contiene, diciamo, se l'intervallo contiene uno zero del denominatore, non potete applicarlo. Quindi potete applicarlo tra 1 e 7, potete applicarlo tra 5 e 12, tra meno 10 e meno 3, ma non tra meno 3 e 0. È chiaro? Ok, allora adesso vi insegno come si calcola l'integrale, cioè come si trova una primitiva di una qualunque funzione razionale. Cioè ci sarà un bel o, però sarà che dovrebbe, se, diciamo, lo possiamo sempre fare a patto di conoscere la fattorizzazione del denominatore. Se conosci la fattorizzazione del denominatore lo puoi fare, se no devi prima trovare la fattorizzazione del denominatore e poi lo fare. È chiaro? Allora, cominciamo con su che cosa ordiniamo questi nostri integrali. Li ordiniamo sul grado del denominatore, quindi cominciamo a fare quelli che hanno il denominatore di grado 1. Ok? Allora, quelli che hanno il denominatore di grado 1, allora, quindi primo caso, grado di S uguale 1. Quali sono? Sono esattamente quello che abbiamo appena fatto, cioè integrale di A fratto x più b. Vi ricordate che è monico? Posso supporlo monico come prima, no? Se era A fratto bx più c, mette in evidenza la b e la c diventa la c. Ma chi è questo integrale? Questo integrale è banalmente A per logaritmo del valore assoluto di x più b su una costante arbitraria. Ovviamente, esempio, se voglio fare l'integrale di 5 fratto 2x più 3 in dx tra 1 e 2, come si fa? Si fa 5 lo porto fuori, 2 lo porto fuori, l'integrale tra 1 e 2 di 1 fratto x più 3 mezzi in dx, questo viene 5 mezzi per logaritmo di x più 3 mezzi valutato tra 1 e 2. Qua non ce l'ho messo in valore assoluto perché non serve, perché siamo sui positivi. Quindi qua mi viene 5 mezzi, qua mi viene logaritmo di 7 mezzi meno logaritmo di 5 mezzi. Quindi mi viene 5 mezzi logaritmo di 7 quinti. Se ho fatto bene. La differenza di logaritmo è logaritmo. È chiaro? Quindi questi integrali qui sono immediati, li abbiamo già fatti. Adesso andiamo a fare quelli in cui il denominatore ha grado 2. Ok? Fatemi cancellare. Andiamo a fare il caso nel quale il grado di S fa 2.
Allora qui abbiamo una situazione di questo genere. Allora, supponiamo che il problema qua è scegliere le lettere. Allora, supponiamo che il mio polinomio, abbiamo primo caso, sotto caso 1 chiamiamo, allora S di x è uguale a x meno x con 0 meno x con 1 per x meno x con 1. Cioè il nostro, dove x con 1 e x con 2 sono numeri reali. Ok? Allora, il mio integrale come si scriverà? Cioè, sarebbe il caso nel quale le radici del polinomio sono entrambe reali. Le prendiamo distinte. Supponiamo che siano diverse. Quindi, che succede? Che qui abbiamo integrale di ax più b fratto x meno x con 1 per x meno x con 2 in dx. Allora io dico che ax più b fratto x meno x con 1 per x meno x con 2 si può sempre scrivere come a grande fratto x meno x con 1 più b grande fratto x meno x con 2, dove a grande e b grande sono due costanti che non, diciamo, verranno ricavate da piccolo e b piccolo, ma no, non sono proporzionale da piccola b. Adesso vediamo come si applica. Allora, come si fa questa somma? Come si fa la somma di due frazioni? Si fa un multiplo del denominatore, per esempio x meno x con 1 per x meno x con 2, poi qua viene a per x meno x con 2 più b per x meno x con 1, la grande e b grande. Ma questo viene sempre con lo stesso denominatore, viene a grande più b grande x più, anzi meno a grande x con 2 meno b grande x con 2. Ok? Quindi abbiamo questo sistema. Grazie al principio di identità dei polinomi. Cosa dice il principio di identità dei polinomi? Allora, queste due frazioni devono essere uguali. Lo vedete, i denominatori sono uguali. I numeratori pure devono essere uguali. Ma il numeratore qua è un polinomio nella x di grado 1, qui pure. Allora, quando è che due polinomi sono uguali? Quando i coefficienti dei monomi sono ordinatamente uguali. Quindi qua bisogna avere che a piccolo deve essere uguale ad a grande più b grande e b piccolo deve essere uguale a meno a x con 2 meno a x con 2 più b x con 1. O se prevede a grande x con 2 più b grande x con 1 deve fare meno b. Questo sistema ha sempre un'unica coppia di soluzioni a grande e b grande. Noi che cosa cerchiamo? A piccolo, b piccolo, x con 1 li conosciamo. Cerchiamo a grande e b grande. Si possono sempre trovare? Certo. Perché per esempio per trovare a grande cosa devo fare? Allora, richiamo b da qua. Quindi b
uguale a piccolo meno a grande. Poi sostituisco sotto e ottengo p uguale meno a grande x con 1, x con 2 scusate, più b grande che è uguale a da piccolo meno a grande per x con 1. Quindi cosa ottengo? Ottengo che meno, meno lo porto dall'altra parte, qui con meno, ottengo a grande che moltiplica x con 2 meno x con 1 è uguale a meno b più a piccolo x con 1. Allora, l'unica cosa importante, non è importante più, l'ho risolto al momento, non è nessuna formula da memorizzare. L'unica cosa importante da osservare è che quando adesso devo ricavare a grande, l'unica cosa che mi serve è che questo sia diverso da 0. Ma questo è diverso da 0? Sì, perché x con 1 è diverso da x con 2. Quindi effettivamente a grande lo ricavo. Se volete ricavare b grande dovete fare il contrario, cioè dovete ricavare a grande da sopra, sostituire sotto e poi nelle equazioni sotto vi ricavate b grande. Ok? Quindi non vi preoccupate che questi sistemi, tutti i sistemi che verranno, i sistemi lineari noi li faremo in analisi 2, ma in ogni caso tutti i sistemi che verranno dalla risoluzione, diciamo dai calcoli che bisogna fare per integrare funzioni relazionali, sono sistemi che sono automaticamente, hanno un'unica, dipende quante soluzioni, diciamo, quante variabili ci sono. Se ci sono due variabili, un'unica coppia di soluzioni, se ci sono tre variabili, un'unica terna di soluzioni e così via. La soluzione sarà sempre unica. Chiaro? Ok. Allora, nel momento che questo è uguale all'integrale di a grande fratto x meno x con 1 in dx più b grande fratto x meno x con 2 in dx, quindi l'importante è semplicemente fare scomporre questa frazione in questa somma, perché nel momento in cui abbiamo scomposto questa frazione in questa somma e nel momento in cui applichiamo la linearità dell'integrale, cioè l'integrale della somma, la somma degli integrali, chi sarà l'integrale? L'integrale sarà a grande per logaritmo del valore assoluto di x meno x con 1 più b grande per logaritmo del valore assoluto di x meno x con 2 più la solita costante arbitraria. È chiaro? Adesso facciamo un paio di esempi. Ok. Ok. Facciamo un esempio. Oh, naturalmente questa primitiva dove la potete applicare, in quale intervallo? In tutti gli intervalli che non devono contenere né x con 1 né x con 2. Appena un intervallo conviene uno dei due zeri del denominatore è un guaio, non si può fare. Allora, andiamo dunque a fare qualche esempio. Integrale di 3x più 2 fratto x quadro più 5x più 6. Quindi x. Allora, cosa devo scrivere? X quadro più 5x più 6
uguale 0, vado a trovare le radici, x uguale meno 5 meno più la radice di 25 meno 24 che fa 1 fratto 2. Quindi le radici sono meno 5 meno 1 fratto 2 sono meno 3 e l'altra è meno 2. Infatti questo qua si può fattorizzare, a volte si può fare anche più velocemente a occhio, soprattutto se il polinomio è monico. Questo non è altro che x più 3 per x più 2. 3 per 2 fa 6, 3 più 2 fa 5. Quindi 3x più 2 fratto x quadro più 5x più 6, come lo posso scrivere? Lo posso scrivere come a fratto x più 2 più b fratto x più 3. Allora qual è, quando faccio la somma, qua mi viene x più 2 per x più 3 che fa quello di prima, qua viene a per x più 3 più b per x più 2. Allora qual è il sistema da andare a risolvere? A più b deve fare 3, che vedete ax più bx deve fare 3x, poi 3a più 2b deve fare 1, perché 3a più 2b deve fare 2, scusate, deve fare 2. Allora, se voglio eliminare la b, faccio questo meno il doppio di questo e mi rimane a uguale questo meno il doppio di questo viene meno 1 e b fa, allora scusate, a questo meno il doppio di questo non fa meno 1 ma fa meno 4 e b fa 7. Vediamo un po', 7 meno 4 fa 3, 14 meno 12 fa 2 e 12. Quindi se io devo andare a fare l'integrale di 3x più 2 fratto x quadro più 5x più 6 in dx, questo altro non è che meno 4 per l'integrale di 1 fratto x più 2 in dx più 7 per l'integrale di 1 fratto x più 3 in dx uguale meno 4 per il logaritmo del valore assoluto di x più 2 più 7 per il logaritmo del valore assoluto di x più 3 più la solita costante. Per controllo fate la derivata, fate la somma e vedete che viene quello. È chiaro? Non c'è nessun problema. Bisogna fattorizzare il denominatore, fatta la fattorizzazione. Oh, se qua ci fosse stato 2x quadro più 10x più 12, mettevi l'evidenza il 2, portavi il 2 fuori e lo riducevi a monico. A monico. Chiaro? Quindi non c'è nessun tipo di problema. Andiamo a fare il sottocaso 2. Sottocaso 2, nel sottocaso 2 s
asse di x, che è sempre monico, è uguale a x meno x1 al quadrato, cioè stiamo supponendo, dove x1 è sempre un numero reale, cioè stiamo supponendo in questo caso che il polinomio di grado 2 abbia sempre due radici, ma che questa volta siano coincidenti. Quindi stavolta supponiamo di avere l'integrale di ax più b fratto x meno x1 uguale dx. Facciamo questo caso e poi ci fermiamo un minuto. Allora, come funziona? Beh, qua facciamo, scriviamo così, ax più b fratto x meno x1 al quadrato, lo posso scrivere come a che moltiplica x meno x1 più ax1 più b fratto x meno x1 al quadrato. Cioè, cosa ho fatto? Ho aggiunto e sottratto a piccolo x1 in maniera tale da avere qui un qualcosa moltiplicato per x meno x1. Quindi in questa prima frazione posso semplificare x meno x1 e mi rimane così. Poi ho più ax1 più b fratto x meno x1 al quadrato. Se fate la somma vedete facilmente che la somma di questi sono. Ok, quindi l'integrale che è lineare mi farà a volte per l'integrale di 1 fratto x meno x1 in dx più ax1 più b volte l'integrale di 1 fratto x meno x1 al quadrato in dx. E quanto fa? Il primo integrale è un integrale che abbiamo già fatto. Fa a piccolo per il logaritmo del valore assoluto di x meno x1, no? Il secondo integrale, a parte la costante fuori, ax1 più b, fa meno 1 fratto x meno x1. E poi c'è la costante a metà. Lasciate perdere la costante, fate la derivata di 1 fratto x meno x1. Quanto fa? Questo è x meno x1 alla meno 1, la derivata di questo qui fa x meno x1 alla meno 2 per il meno 1 che era l'esponente di partenza, quindi il meno cancella questo e quindi la derivata di meno 1 fratto x meno x1 fa 1 fratto x meno x1. Chiaro? Ok. Quindi otteniamo banalmente, questo è un caso facile, perché semplicemente facendo questo piccolo artificio ci siamo ricondotti a un, diciamo, a due integrali noti, immediati, senza neanche dover fare il sistema. Ok? Facciamo un esempio concreto. Se io devo fare l'integrale di 3x più 1 fratto x quadro più 2x più 1 in dx, questo chi è? Questo è l'integrale di 3x meno 3 fratto x più 1, 3x più 3, scusate, fratto x più 1 al quadrato, meno l'integrale di 2 fratto x più 1. Vedete qua? Ho aggiunto 3 e poi devo sottrarre 3. Ce l'avevo 1, 1 meno 3 fa meno 3. Quindi questo chi è? Il primo integrale, 3 per x più 1, x più 1, x più 1 si semplifica, viene 3 per il logaritmo di x più 1 in valore assoluto, più 2 volte fratto x più 1, più la costante arbitraria.
che la derivata di 2 volte fratto x più 1 fa meno 2 fratto x più 1. Ok? Quindi il tutto è molto semplice. Vabbè, il sottocaso 3 è un po' più lungo, lo facciamo dopo la pausa.